Amici, siamo puntuali con il nostro appuntamento con il mondo della giustizia. Ovviamente oggi ci intratterremo in modo particolare sui risultati della scorsa tornata elettorale. Come ben sapete, si sono concluse appunto venerdì scorso con gli scrutini le elezioni per il rinnovo delle rappresentanti sindacali di, diciamo, nel contesto del Ministero della Giustizia, come in tutte le altre cosiddette funzioni centrali. In particolare io mi soffermerò, come logico che sia, nel Dipartimento del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, cioè diciamo del personale che opera negli uffici giudiziari. Ebbene, la prima cosa è ovvia, la mia soddisfazione veramente notevole per i risultati che sono stati conseguiti dall'organizzazione sindacale di riferimento, cioè l'UNSA, della quale io rappresento a livello regionale la cosiddetta massima espressione. Devo dirvi la verità, li attendevo con molta ansia e con qualche preoccupazione, anche perché, come a tutti è noto, quando si vince in buona compagnia. Quando si perde da soli. E io comunque non volevo essere perdente. Vi dicevo dei risultati conseguiti nella tornata elettorale. Per quanto riguarda la città metropolitana, registriamo un avanzamento di 31 voti. Molte altre organizzazioni sindacali retrocedono, in particolar modo la UIL, con 77 voti in meno rispetto alla scorsa consultazione elettorale. E un avanzamento poderoso vi è invece nell'ambito, per l'appunto, della città metropolitana da parte della USB. Bisogna dargliene atto di questo e bisogna riconoscere che probabilmente molte mie preoccupazioni in tal senso erano fondate. Ancorché io aderisca sempre convintamente alla linea della segreteria nazionale, pur appunto condividendo le molte impostazioni, avevo delle preoccupazioni anche sulla metodologia e sulla campagna elettorale sviluppatasi. Le mie preoccupazioni dunque erano fondate, talché la USB, che corrisponde in qualche maniera a quel senso di contestazione che è stato proprio anche del livello politico, ha avuto un notevole successo elettorale. Vedremo come risponderà poi nelle azioni e soprattutto attendiamo alla prova dei fatti. Noi pensiamo che prima o poi, anch'essa superata la campagna elettorale e superato soprattutto il metodo della propaganda elettorale, in qualche senso sicuramente non rispondente alla realtà delle cose, firmerà il contratto e, come si dice, coloro che magari gli insoddisfatti, coloro che avevano mosso delle critiche anche alla firma del contratto, a questo punto si ricrederanno sul giudizio espresso su questa organizzazione sindacale. Vi dicevamo, anche noi ovviamente dobbiamo fare un'autocritica, vi sono state delle criticità in questa campagna elettorale, vi sono state indubbiamente delle positività e tali positività ci hanno, per la verità, consentito di ottenere quel grande successo elettorale che possiamo in una certa maniera vantare. Ma comunque, ciò detto, è d'obbligo il ringraziamento. Il ringraziamento va soprattutto a coloro che hanno accettato la candidatura, in tal modo confermando l'adesione ai principi, ai valori, all'azione stessa sviluppata da questa organizzazione sindacale. Il ringraziamento va anche a coloro che ce l'hanno messa tutta e che magari sono stati premiati dal risultato conseguito. Ma tale sentimento mi è doveroso come segretario di questa organizzazione sindacale estenderla a tutti, che loro che, come si dice in gergo, con una espressione molto consueta e da me poco apprezzata, ci hanno messo la faccia. La loro sola presenza avrà contribuito comunque a dare sostegno e voti alla mia organizzazione sindacale. Un ringraziamento anche a coloro che hanno rappresentato l'UNSA nelle commissioni elettorali e nei seggi. Voglio ricordare che questa prestazione è a titolo totalmente gratuito ed onerosa e fastidiosa. Ne posso dimenticare in questo mio ringraziamento i segretari di Avellino, Sabino Orlando e di Benevento, Giuseppe Petrella, ed i responsabili dei poli,
in cui io ho ritenuto di articolare questa organizzazione sindacale sul territorio, quale Irma Sperlongano, Enzo Orefice, Sossio Crispino, nonché la segretaria UNEP Marisa Avallone, che voi ben conoscete e che è stata spesso al mio fianco in queste trasmissioni. Accomuno dunque tutti coloro che hanno partecipato a questo successo in unico, forte, convinto abbraccio. Nei prossimi giorni daremo certezze anche sull'assegnazione dei seggi, ma vi posso fin da ora dire che il dato incontestabile, tutti siamo usi più o meno a modificare i risultati elettorali a nostro uso e consumo, beh, sul dato dell'elettorale dell'UNSA non vi è alcun dubbio. Abbiamo progredito in termini di voti, in termini di percentuale, in termini di seggi. Mi pare che questo sia un dato obiettivo e se nella città metropolitana sicuramente e soprattutto, lo ribadisco, nell'ambito del Tribunale della Corte d'Appello non ci sono state delle risposte quali noi attendevamo, abbiamo ampiamente recuperato alla Procura della Repubblica di Napoli attraverso l'azione di Sossio Crispino e di Gennaro Rizzo, al giudice di pace di Napoli e inoltre su tutto, direi, l'ambito esterno alla città metropolitana. Chi potrà non ricordare tra di noi i brillanti successi ottenuti e a Benevento e al Napoli Nord, cioè il cosiddetto Tribunale di Aversa. Sono stati i risultati brillanti conseguiti, come a quelli di Nola, Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica di Nola ed infine al Tribunale di Torre Annunziata, dove ancora una volta ci siamo confermati, così come è avvenuto al Tribunale di Nola, prima forza in questo contesto. Qualcosa di più si poteva ottenere ad Avellino, speriamo a breve di recuperarlo. Fatto questo quadro, ancorché parziale, ma non intendo tediarvi più oltre su questo argomento, passo a qualche altra vicenda che più interessa ovviamente noi giudiziari. Proprio in questi giorni abbiamo ricevuto conferma di quello che noi stiamo andando sostenendo da tempo, della necessità di un interpello per gli assistenti giudiziari di antica, diciamo così, presenza nei nostri uffici. Gli assistenti giudiziari anziani quindi avranno la possibilità finalmente di partecipare ad un interpello, le sedi a loro sono state riservate nel mezzogiorno d'Italia, quindi si apre uno spiraglio per loro. E proprio in questi giorni apprendiamo che altro spiraglio, finalmente con interpelli generalizzati rivolti a tutte le qualifiche funzionali, vi sarà una risposta da parte del Ministero a queste aspettative. E in questo contesto siamo certi che con qualche artificio e in qualche modo si dovrà dare risposta alle aspettative di coloro che pur piazzati, per così dire meglio, nella graduatoria dei neoassistenti giudiziari hanno avuto destinazioni sicuramente diverse e poco appetite rispetto ad altri che sono subentrati in epoca seriore. Il risultato elettorale, come io ho detto, ci preme. Ma noi non finiamo qui la nostra azione, non è che passato il santo, passata la festa, no, noi siamo stati sempre di tutt'altro avviso. Abbiamo un principio di fondo, abbiamo il principio di servire la verità, in primo, e di servire soprattutto i lavoratori. Ecco perché in questo contesto vorremmo finalmente togliere da sotto alla polvere dei tappeti quel benedetto bando per i commessi, aspiriamo insistentemente a che vi siano progressioni per gli operatori giudiziari, per gli autisti laddove naturalmente ciò sarà possibile e che cancellieri finalmente si svegli quel vecchio 21 quater che da tempo aspettiamo nel suo realizzarsi. Sono tutti impegni grossi, impegni che noi abbiamo preso, impegni che speriamo che il governo, qualunque esso sia, corrisponda nella sua realizzarsi. Dicevamo, tutto questo abbiamo cercato fin qui di fare e cercheremo di realizzare. Proprio in questi giorni si riapre la vecchia piaga delle applicazioni, un paleggiarsi di responsabilità, un balletto che ha qualcosa di molto diverso dal minuetto.
perché è ferale in certi suoi atteggiamenti. Spesso non ne conosciamo e non ne capiamo addirittura la necessità, funzioni. Proprio di ieri l'applicazione di alcuni cancellieri, previo interpello, sia ben chiaro, di cancellieri De Vita, Sasso Dal Verme e Salzano, dal Tribunale di Napoli alla Corte d'Appello. E proprio nel contempo il Tribunale di Napoli richiede un interpello per funzionari. Mi sembra un gioco di ping pong al quale bisognerà prima o poi porre definitivamente termine e che non ci siano campioni in questo ping pong. E vorrei invitare anche i colleghi di altri sindacati, a far ritornare la polemica nell'ambito della giustizia e della sanità. Noi non abbiamo avuto mai toni molto alti. La nostra educazione, il nostro modo di pensare ci impediscono toni che vadano al di là della buona educazione e anche, direi, della buona fede. Ebbene, spesso ciò si è verificato. Pensiamo, ce ne lamentiamo quando ciò accade a livello politico, ma del resto ha trionfato un partito che ha mandato spesso in una determinata direzione coloro che non la pensavano alla stessa maniera. Un linguaggio si è deteriorato, evidentemente c'è qualcosa che non funziona nel sistema e forse nella nostra educazione, ma noi non ci porremo mai agli stessi livelli altrui e vorremmo che anche adesso, che è terminata la consultazione elettorale, tutti rientrassero nell'alveo, quantomeno di avere un atteggiamento di serenità, non solo, ma di servizio della verità. Non è possibile che ancora si insista da parte di qualcuno in malafede, devo per forza utilizzare questo termine, sul rientro degli assistenti giudiziari della Corte d'Appello di Napoli. Essi rientreranno, c'è un preciso impegno, il 26 di aprile arriveranno neoassunti e quindi una redistribuzione dovrà essere necessariamente fatta. Non è possibile più oltre consentire questo sistematico sistema, è brutta la parola, è un ossimoro quasi, però è doveroso il dirlo, così come dobbiamo dire che in questi giorni mi ha fatto un po' sorridere la sentenza, sorridere si fa per dire ovviamente, la sentenza relativa alla trattativa tra Stato e mafia. Guardate un po' la combinazione degli eventi. Nella puntata recente di Montalbano, Montalbano tratta proprio con il capo della mafia locale. Era questa solamente una breve parentesi per richiamare tutti a un corretto modo di intendere le cose. Non è possibile che specie in determinati ambienti si acceda a prevaricazioni e a favoritismi. Noi abbiamo, a ragion veduta, taciuto prima delle elezioni, affinché in qualche maniera la competizione elettorale non ne fosse turbata e soprattutto che non si pensasse che noi ne facessimo un uso strumentale, come da altri è stato sicuramente fatto per altri avvenimenti e anche direi nella formazione delle liste, come con notevoli voltagabbana della prima e dell'ultima ora e dell'acquiescenza a simpatie, a favoritismi piuttosto che ad idee. E quindi concludo con un augurio che io faccio un po' a tutti, che partecipiate compatti alla festività del 1° maggio, che viviamo queste ore di autentico rispetto del sacro lavoro umano, come qualcuno lo disse, come qualcuno affermò, e magari fatelo partecipando alla grande manifestazione che noi abbiamo inteso realizzare e costruire con la Confsa il 1° maggio in piazza del Plebiscito. Ci saranno cantanti come Saldavinci e attori come Izzo e ci saranno anche discorsi, forse la parte che meno sarà gradita per tutti, perché le parole spesso stancano e io dunque spero di non avervi stancato eccessivamente e di darvi comunque appuntamento
alla prossima tornata non elettorale, ma a questa prossima nostra puntata. Cosa conta di più nella vita? Una casa, gli affetti, il lavoro, strada dura, sudore, fatica, e non puoi camminare da solo. E se si apre una ferita, c'è un amico che ti resta vicino. Quando il tratto è tutto in salita, condivide il tuo cammino. Lunza con te, un mondo pieno di opportunità, scelte nuove e diverse in difesa della libertà. Per crescere insieme, condividere tutto, il nostro grande progetto, lavoro futuro nella dignità, la dignità. Cosa conta di più in questo mondo? Prospettive di un lavoro sicuro, la passione, sentimento profondo, porta aperta verso il futuro. E se ti senti scivolare a fondo, c'è una mano che ti afferra al volo, è l'impegno sincero e profondo di chi non lascia nessuno mai solo. Lunza con te, un mondo pieno di opportunità, scelte nuove e diverse, progresso nella libertà. Oggi